Noi dobbiamo andare immediatamente all'approvazione di questa legge senza dare la possibilità ad alcuno di poterla modificare ulteriormente, quindi andando ad aggiustare quelli che erano i profili di incostituzionalità. Certo, se avessimo avuto un Presidente della Regione serio e vero, si sarebbe rivolto sicuramente alla Corte Costituzionale per impugnare la decisione del Consiglio dei Ministri, ma siccome purtroppo oggi siamo governati dal nulla, cioè da un Presidente della Regione che non ha assolutamente a cuore i problemi né dei siciliani né delle istituzioni siciliane, purtroppo ci siamo dovuti sobbarcare ancora una volta di continuare a modificare una legge per contravvenire a quelle che erano le indicazioni del Consiglio dei Ministri. E risolviamo il problema dei lavoratori con questa approvazione. Crocetta dice che i problemi dei lavoratori sono stati relativi al fatto che il Parlamento non approvava le modifiche di legge. Questa è una bugia. È una bugia, perché anche con l'approvazione di queste modifiche non risolveremo il problema dei lavoratori, perché lui è stato assente alla conferenza Stato-Regioni nella quale lo Stato ha deciso di fare un prelievo forzoso di parecchi milioni di euro, circa 100 milioni di euro, che erano i fondi delle province, e questo sta determinando un danno economico di trasferimenti mancati alle province stesse, e da lì il problema del pagamento degli stipendi. Quindi anche approvando questa legge noi dovremmo comunque ricorrere ad una trattativa con il Parlamento nazionale, col Governo nazionale, per poterci far ridare queste somme senza le quali non riusciremo a salvare i lavoratori. E questo è un problema che dovrebbe porsi il governo, cioè il governatore della regione, e non il Parlamento, perché non ha questo mandato. Faremo le dovute pressioni e vedremo come andrà a finire. Certo è che questa è una svolta epocale che purtroppo dovrebbe avere alla guida una persona autorevole, oggi invece non abbiamo alla guida nessuno.